noi siamo quasi a conclusione di questa giornata. E adesso ho il piacere di parlare con Giuseppe Profita, il proprietario del tipico bar San Francesco, molto caratteristico che noi conosciamo. E adesso diamo la parola a lui. Raccontaci un po', Giuseppe, come si è sviluppata questa giornata. Tu sei stato anche in giuria, quindi hai avuto quindi il piacere, anche l'onore, possiamo dirlo, di gustare varie delizie. Ci dirai tu che cosa ti è piaciuto di più, come ti è sembrata, ecco, pure questo partecipare a un evento così particolare, dove l'ingrediente principale penso che sia anche la simpatia, il voler stare insieme e vivere di questi momenti, poi dove il piacere del palato ovviamente allieta il tutto. Grazie Matilda, buonasera a tutti, grazie tantissimo, grazie a Simone Scandarello per avermi dato questa bellissima, farmi fare questa bellissima esperienza come prima volta giudice di pizza. Avevo fatto giudice di gelateria, giudice di vini, ma ancora mi mancava della pizza, anche se sono un appassionato di pizza, e quindi Simone mi ha tirato a ballo, dice: guarda, te la senti di fare questa bellissima esperienza? Ho parlato anche con Giro, ora di Napoli, siamo fieri se tu accetti per questa bellissima esperienza. Subito ho detto sì, perché come ripeto la pizza piace tantissimo, tanto è vero che quest'estate l'ho portata alla Pinza Romana al bar mio, e spero di portare altri progetti anche lì al bar mio. Che dire, sicuramente un'esperienza strepitosa, solo di riuscire a conoscere tantissime persone, persone di un certo livello sul reparto pizza, nel reparto pizzeria, aziende di un certo livello che facevano parte per questo bellissimo evento, niente, sicuramente tantissime delizie, sicuramente siamo piene 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 per giorni intensi, soprattutto oggi che sono più iscritti, quindi quasi tutti hanno partecipato a quattro categorie, quindi le categorie si fanno di questo campionato di pizza, e niente, sono felice. Sicuramente non dirò qual è piaciuta la pizza, perché ancora ci deve essere la premiazione, però poi ti farò sapere qual è la pizza che è piaciuta in questi 2 giorni. E niente, spero che è piaciuto a tutti gli invitati, chi ha partecipato, perché sono, dico sempre, ci vuole coraggio per partecipare. E ammiro tutti perché c'è stato un livello altissimo, quindi era anche difficile non giudicare una pizza rispetto all'altra. E quindi andavamo a vedere realmente le piccole particolari per giudicare un punteggio rispetto all'altro. Quindi che dire, ringraziamo tutti quelli che hanno avuto il coraggio di partecipare, e sicuramente ne saranno fieri di questa bellissima esperienza. Ringraziamo anche Donna V per la splendida struttura, e la signora, la proprietaria, gentilissima, ci ha fatto sentire in casa dal primo giorno. E niente, ora sì, parliamo di altri progetti che a breve comunicheremo. E niente, grazie sempre Matilde, buona serata, e che vinca migliore, anche se già come abbiamo, tra poco ci sarà la classifica finale. Grazie sempre Matilde. Grazie a te, noi già ti vediamo molto molto soddisfatto e quindi, come dicevamo, lasciamo un po' in suspense questo ultimo round, perché ormai siamo già a conclusione, forse c'è anche un po' di stanchezza, perché abbiamo visto Stanchissimo. tantissimi partecipanti, tanti ragazzi esprimersi con questo tipo di arte culinaria con molta passione, quindi Stanchissimo. hanno cercato di mettercela tutta proprio per presentarsi, per dare valore al lavoro che svolgono tutti i giorni. Quindi è un invito a tutti, è quello appunto di non gustare semplicemente, ecco, il cibo, ma di pensare, ecco, per un momento tutto il lavoro che c'è dietro, quanto impegno, quanto sacrificio, quanta passione Sì, è la soprattutto. cosa bella pure perché, come ripeto, in questi iscritti di ieri e oggi, tantissimi giovani, diciottenni, ventenni, diciottenni e ventenni, come dico, che si sono buttati nel mondo della pizza, ed ero contento di vederli col sorriso in viso a partecipare, a dare tutto il suo cuore per fare una pizza. Realmente tantissime ricettari hanno portato nei tavoli nostri, e ripeto, al di là del punteggio chi sarà, hanno vinto tutti, perché il livello, come ripeto, era altissimo. Dico a tutti un appello, dico: partecipate in questi eventi, perché non è che vale chi vince, perché chi perde non è buona la pizza, non è così. Perché
mio pensiero va sempre in quel momento, in quel tavolo, la giuria aveva quell'idea su quel palato di pizza o di qualche altro genere di gara che si farà, e ha vinto quell'altro. Ma non vuol dire che chi è arrivato ultimo non era buona la pizza. Ripeto, stiamo facendo un livello altissimo, quindi i punteggi erano di pochissimi, infatti poi vedete la tabella finale poco di poco si sono levati per un nell'altro. E quindi grazie a tutti, veramente bocca al lupo, e speriamo di rivederci presto. Quindi già ti stai dicendo che è stata difficile questa scelta? Difficilissima, perché da uno all'altro era poca la differenza, era un livello altissimo. Quindi questa esperienza, visto che tu sei pure un grande organizzatore, e da poco ricordiamo che avete anche voi con la vostra attività di famiglia raggiunto un grande traguardo, 40 anni se non ricordo male, ecco, e abbiamo infatti condotto anche noi un bel momento assieme a voi, fatto delle interviste, ricordato quella bellissima serata. Eravamo in una stagione ancora di Covid, però ci siamo riusciti a portare avanti appunto questo bel traguardo. E pensi che questa occasione, questa opportunità che hai avuto ti possa motivare per realizzare qualche evento particolare anche a Castellana? Allora, non ti nego che già da domani mattina saremo al lavoro con Simone e altri due amici, non faccio il nome per scaramanzia oggi, ma due persone di un certo livello, che vogliamo organizzare, essendo io sommelier di Ice Sezione Palermo, vogliamo organizzare una bella masterclass su pizza e vini. Quindi già da domani saremo al lavoro, abbiamo le idee chiare a quello che vogliamo fare, stiamo cercando solo la location che può venire incontro a tutti, più vicino a tutti, da raggiungere, e quindi a breve comunicheremo le date, e spero che siate tutti presenti, e comunque avremo anche altre bellissime iniziative che oltre a questo vi organizzeremo a breve, di tantissimi eventi importanti e di un certo livello. Speriamo sempre che ci aiutino tutti, anche i sponsor, perché dico, organizzare di questi tempi determinati eventi ci vogliono tanti tanti sacrifici, tanti soldi. Ringraziamo che tramite amicizie, lavoro, che è quello che paga poi alla fine, riusciamo a portare questi bellissimi risultati. E sicuramente se siamo nominati in tutti i paesi, perché ormai ne so che tutti ci guardano, ci iscrivono, non possiamo venire di qua, complimenti, andate avanti, quindi la forza nostra siete voi che ci seguite, voi che ci date forza, e soprattutto, come ripeto, gli sponsor e le persone che stressiamo ogni giorno per portare avanti i nostri progetti. Speriamo che vada tutto bene. Sicuramente ci riuscirete, e complimenti anche a voi per il vostro impegno, volontà e soprattutto voglia di crederci. Grazie. Voi mi volete fare qualche domanda? Se ce l'avete, non è obbligatorio. Sarà saggio direttamente. Il passo è tutto, al fronte di tutto. Mi sono passato su una disciplina. Ho fatto una bella 24 ore di passo. A proposito, ricordiamo anche le prave e panine c'era dell'azienda di Rino. Io pure qualcuno più tardi e ci mette in crisi.
dobbiamo essere veloci almeno le prime due ore, poi ce la prendiamo più calma, semmai. Allora, chi è pronto su questo tavolo per lavorare? Per me l'ha finito, eh? Ragazzi, chi è pronto su questo tavolo? Tu sei pronto? Fate passare lì, se no cade tutto. Questa che categoria è? Gourmet. Ma la vince il fatto che tu era classica, questa è la seconda che fai. Quindi gourmet, chiami? Tu sei stato giudicato da quella giuria prima, se non sbaglio. Allora, Sena Gianfranco lo facciamo qui. Allora. E siamo quest'oggi anche con due studenti di Termini Imerese che ora vi presentiamo. Mi chiamo Vincenzo Costo, ho 16 anni e vado in terzo agroalimentare. Mi chiamo Salvatore La Barbera, abito a Termini Imerese, ho 14 anni e frequento la scuola Euro. Pensate di svolgere, diciamo, da grandi, da adulti, un lavoro del genere, pizzaiolo, chef, cosa volete fare? Io pizzeria e panificazione. Io, a me piace molto la ristorazione ma anche la pizzeria, però mi sto basando molto di più sulla pizzeria per ora. Questo è un momento di alternanza scuola-lavoro, giusto? Sì. E vi state divertendo, vi sta piacendo questa giornata? Sì, molto impegnativa, sono esperienze che bisognano fare, molto bello. Siete stati qui anche ieri? No, oggi la prima volta. Oggi è il primo giorno, allora. Quindi ancora siete, diciamo, molto carichi. Diciamo che così vi state addentrando meglio in quello che sarà allora il vostro futuro. E quindi oggi che cosa state preparando assieme ai pizzaioli? Ci stiamo aiutando a vedere le persone, vedere le pizze delle persone. E stanno presentando delle pizze di qualità gourmet, questo genere, e noi stiamo aiutando a servire e tagliare le pizze e questo qua. Cosa volete dire ai vostri compagni, ai vostri professori? Li vogliamo salutare? Li salutiamo. Sì, vediamo alla prossima. Arrivederci. Studiate, che è importante. Ecco, bene, faccio soltanto una piccola domanda, l'abbiamo fatto un po' a tutti. Qual è a questo punto la vostra pizza preferita? Voi siete pure molto giovani, preferite pizze classiche, pizze un po' più diverse, particolari, più insolite? Le pizze più diverse. Vi piace cambiare? Mi piace il classico, la margherita. Ecco, tu sei un po' più tradizionalista allora. Va bene, ok ragazzi, una buona giornata anche a voi. Grazie, grazie ancora. Adesso lo tratti in privato, questi sono problemi tuoi, insomma, no? Ci sarà sicuramente uno sconto, un bello sconto, perché il prezzo fiera, non lo so, rispetto al listino. Ok, dopo di questo devi fare qualcos'altro tu. 40%, quindi potete prendere un forno di ottime caratteristiche a metà prezzo. Quindi se qualcuno deve rinnovare il forno nel suo locale, poi logicamente per il trasporto ci penserà la persona che lo prende, giusto? Il trasporto a carico di chi? Quello Francesco della ditta Fabbre, c'è niente, come è stato un momento con stazioni per il pacco. E come è stato usato, diciamo, per questo domenica? È nuovo. C'è il biscotto di Sofaino che non ha fatto nessuno, sono due camere indipendenti e ci vanno 400 pizze. Grazie mille! Ti assomiglia un po' con su pesce, adesso ho realizzato a chi somiglia. Allora, concorrente, il primo concorrente, numero 9 è la scalona, signora.
categoria 100 classica, con quali ingredienti la devi farci? Allora, abbiamo una crema di zucca di una aspetta che molti viene un po' di coraggio. Facciamo un grande applauso a questo ragazzo. Il signore è funzionato, non ti preoccupare, va tutto, andrà tutto bene, come dicevano quelli col Covid. Volete fare qualche domanda? La vuoi tagliare prima in a forbice, come fai? A forbice, tanto dai, ma poi parliamo un attimino del piede. Nel frattempo si sta preparando il concorrente numero 15 per la categoria pizza classica Gianfranco Sera e verrà la giuria numero 1. Facciamo questo numero 2, no? Facciamo quelle 1 e queste 2. Tanto tra un po' mi sono ascoltato, quindi... Però voi vi ricordate. Ieri ho detto... abbiamo fatto l'inaugurazione, stavamo parlando di quando nasce il trofeo Oro di Napoli e mi è venuto 2000, cioè che ieri è 23, quindi non ci fate caso se dico cose inesatte, è normale, è normalissimo. Già stavamo alla seconda edizione, però nessuno mi ha detto niente. Salve a tutti, qui dal Donna V, sono con il signor Rosario Di Spenza e adesso lo faremo anche parlare e commentare questa splendida giornata qui al Donna V a Geraci Siculo. Premesso che non sono molto avvezzo alle interviste, però ci provo. La giornata del Donna V, abbiamo avuto l'onore e anche l'onore di organizzare questa giornata per quanto riguarda l'oro di Napoli, cosa che dà smalto all'azienda, nonché alla location di Geraci. Grazie a degli imprenditori lungimiranti e coraggiosi siamo riusciti a organizzare questo evento. La giornata si sta svolgendo nel migliore dei modi, ci sono pizzaioli che vi richiamano quando si parla di pizza, si parla di Napoli, e quindi per noi veramente ribadisco un onore. Quindi speriamo di essere all'altezza della situazione, al momento parliamo. Vuole farmi delle domande lei? Sì, le chiedo, visto che parliamo di questa azienda che è da poco che è stata aperta, quali saranno poi altri eventi che pensate di organizzare come location Donna V e altre opportunità quindi per sponsorizzare meglio non soltanto il vostro splendido locale ma anche il territorio Madonita e in particolare Geraci? Ecco, ci stiamo muovendo su tanti campi, chiaramente l'imprenditore privato si è fatto carico anche di promuovere il territorio, perché diciamo, per far arrivare la gente a Geraci bisogna dargli un motivo, quindi stiamo sviluppando degli itinerari che già esistono ma li stiamo rendendo pubblici. Dopodiché siamo pronti a qualsiasi tipo di evento, abbiamo organizzato anche diverse cose in esterna, quindi abbiamo delle strutture in appoggio, qualora la disponibilità delle camere non fosse sufficiente, stiamo cercando di fare un albergo paese, quindi noi siamo una struttura di gran lusso, il numero di camere non è eccessivo, o meglio non è sufficiente per organizzare degli eventi importanti, però abbiamo già fatto, come si dice, una joint venture o qualcosa di collaborativo con altre strutture e siamo in grado di organizzare eventi, congressi, catering, matrimoni, eventi, comunioni, insomma, piccoli eventi a livello di banchetti stessi.
siamo molto ottimisti perché nonostante siamo giovani, abbiamo aperto il 26 di giugno, il risultato è molto positivo perché abbiamo delle forti richieste, ahimè siamo molto, molto spesso siamo costretti a dire di no perché è già la struttura è piena. Bene, la ringraziamo per il suo intervento. Noi vi invitiamo a soggiornare a Geraci, ci sono diverse manifestazioni, eventi, una di queste ad esempio è la manifestazione dei Ventimiglia, molto, molto conosciuta. Ricordiamo appunto che Geraci ha partecipato anche al programma televisivo Borgo dei Borghi. Ci sono tanti, tanti eventi da seguire durante l'anno. Qui abbiamo anche la possibilità di parlare di questo splendido posto che tra l'altro è un hotel, ristorante, centro benessere, spa. Di che cosa trattate? È tutto quello che lei ha detto, voglio scendere nel dettaglio. Noi abbiamo un ristorante importante, abbiamo delle camere importantissime, nel senso che i design e l'arredo è di livello più superiore a quello che effettivamente le stelle giustificano, quindi al momento è tutto rose e fiori, oltre ogni più rosa aspettativa. Ecco, bene, ha detto proprio bene, e ci auguriamo appunto che ci sia anche un risvolto per quanto riguarda anche più visite. Parlavamo di eventi poc'anzi, io avevo dimenticato di citare anche la transumanza, visto che parliamo anche di prodotti tipici, alcuni di questi sono anche importanti per quanto riguarda la preparazione di alcuni cibi. Oggi parliamo di pizza, quindi si parla anche di formaggi in particolare. Ci dica qualcos'altro, se vogliamo aggiungere qualche altro elemento prezioso di questa giornata. Aggiungo solamente qualcosa che è già scontato, almeno per chi ci conosce, che abbiamo la fortuna di avere delle carni molto pregiate perché sono prodotti dalla stessa azienda che ha creato la struttura, parliamo della mia Giovania, e in più abbiamo la spa che è sovradimensionata per la struttura, e quindi la spa è il treno dell'albergo, il quale sta dando risultati importanti. E poi se è possibile magari la vede, così oltre alle parole c'è un seguito concreto che è un filmato, perché abbiamo una persona molto preparata, hanno fatto dei corsi specifici, e in più la location, diciamo, di suo è eccellente, ma con la spa che pochi hanno, secondo noi, secondo la famiglia Giaconia, è un qualcosa in più rispetto alla concorrenza. Grazie. In conclusione, visto che c'è questa giornata ancora in corso, che cosa la sta entusiasmando e come pensa, ecco, che saranno, ecco, gli sviluppi, soprattutto per quanto riguarda le nostre Madonie, intendo per i ragazzi partecipanti della nostra zona? Beh, lo sviluppo sicuramente, cioè il territorio esiste, il territorio è importante, quello che può paralizzarlo sono le competenze, le professionalità, e stiamo cercando le migliori affinché questo territorio venga valorizzato per quello che merita. Non era scontato, non era facile, non era, anzi, c'è voluto un altro coraggio a fare una struttura del genere nelle Alte Madonie, però, come dire, Fania Giaconia ha avuto ragione, perché i risultati sono a nome di soddisfacenti. Programmi non ne abbiamo, siamo aperti a tutte le opportunità e siamo in grado di gestire, almeno al momento è andato così. Grazie, una buona giornata, la ringraziamo per la sua gentilezza e cortesia per averci esaudito nelle nostre richieste e aver risposto a tutte le nostre domande. Grazie mille. Grazie. Siamo sempre in compagnia di altri ospiti che si aggiungono oggi. Siamo con Francesco Beneduce. Salve. Salve, buongiorno. Sono Francesco Beneduce, titolare dell'azienda Frabe di attrezzature. Vendiamo attrezzature per l'industria alimentare. Grazie al signor Decio, titolare dell'azienda Oro di Napoli, siamo qui come sponsor di questo evento, del primo campionato Oro di Napoli. E niente, la nostra azienda si
si occupa di vendita di attrezzature, costruzione forni e impianti di aspirazione. Operiamo in tutta Italia e anche all'estero. È stato un piacere essere qui. Grazie. Grazie a voi per essere qui. Come si sta svolgendo questa giornata? Siete stati qui anche ieri? Sì, siamo stati qui anche ieri. Abbiamo fatto, diciamo, siamo stati in giuria. Niente. E quindi siete molto molto soddisfatti, vedo, di questi due giorni sulle Madonie. È la prima volta che venite qui in Sicilia? È la prima volta che veniamo qui, diciamo, in Sicilia per lavoro, come partecipanti, diciamo, come sponsor di aziende. Però siamo stati già qui in piccole forniture. Ok, quali pizze avete gustato e qual è stata la preferita? La pizza preferita è stata diversamente napoletana con la barbabietola, e quella là, diciamo, è quella che mi ha colpito di più. Quindi pensi che potrebbe vincere una pizza tradizionale o una pizza un po' più particolare, con più ingredienti? È una pizza più particolare, no, tradizionale. Quindi vediamo comunque ora l'esito della giornata e che cosa si prospetta, perché chiaramente ci sono tanti gusti, varie aspettative. Vedremo un po', ecco, che cosa succede in seguito. Ti ringraziamo. Grazie a voi. Buona giornata. Ciao. E abbiamo altri due ospiti della giornata che adesso vi presento. Salve, buongiorno, sono Giuseppe Cirro, titolare dell'azienda Francatello, selezioni contadine. Diciamo, grazie a Dece che abbiamo avuto la possibilità di scendere in Sicilia, e lui è il nostro distributore ufficiale. E noi ci troviamo giù alle falde del Vesuvio e selezioniamo prodotti agricoli campani, tra cui il San Marzano DOP e le varietà del pianeta del Vesuvio. Quindi grazie a questa manifestazione avremo modo di farci conoscere un po' ovunque giù in Sicilia, e grazie a Dece avremo modo di essere un po' presenti ovunque. Grazie davvero. Buongiorno, io sono Michelangelo della Tenuta Arena, un'azienda olivicola della provincia di Enna. Ci troviamo proprio al centro della Sicilia. È un'azienda che punta tutto sulla qualità del nostro prodotto, dalla raccolta alla molitura, allo stoccaggio, al confezionamento. Facciamo tutto noi in azienda, infatti a figli la cotta. Oggi ringraziamo Decio Vitale e Simone per essere qui e offrire la nostra spremuta di olive per arricchire le pizze dei nostri pizzaioli. Grazie per essere qui oggi presenti, per dare il vostro contributo, ed è molto prezioso perché sono i vostri prodotti, gli ingredienti basilari che rendono speciale ed unica la pizza, che oggi è la protagonista della giornata. Ma ora vi faccio pure una domanda: qual è la vostra pizza preferita? Allora, diciamo che la nostra pizza preferita, almeno la mia, è la margherita, perché si va per la semplicità, quindi un buon olio extravergine come quello della Tenuta del Signore, il nostro pomodoro e le nostre buone farine che usano i nostri pizzaioli. La mia, grazie, oltre alla margherita, che basta avere gli ingredienti, il pizzaiolo è buonissima, però preferisco molto la parmigiana. La parmigiana questa rivisitata con un filo d'olio è eccezionale. Esaltiamo i sapori, quindi. Grazie. Ecco, chiediamo appunto anche a Decio, qual è la pizza preferita? Io, da buon napoletano, preferisco la regina, quindi la margherita con un ottimo pelato San Marzano DOP del lato nocerino, quindi della nostra azienda Francaterra, e poi con il nostro fior di latte campano che va ad arricchire il gusto in una maniera eccezionale. Poi possiamo abbinare anche questo connubio tra Sicilia e Campania con un po' d'olio della Tenuta Arena, che è un qualcosa di eccellente. Ma secondo te qual è il trucco, ecco, il vero segreto per avere una buona pizza sul piatto? Sono le materie prime. Prima si parte dalla farina. Infatti noi siamo, proprio in questo momento, siamo partiti con un progetto. Praticamente siamo in collaborazione con il Mulino Farchioni,
che è una filiera corta, solo grani italiani 100%, quindi certificati. Quindi partiamo da un discorso di biologico, dalla base, quindi dalla farina, dal pomodoro che è comunque un prodotto artigianale selezionato, per finire poi a un fior di latte campano, che è un qualcosa che viene praticamente trasformato con latte di campagna, niente di industrializzato, tutto artigianale. Quindi per me la pizza deve essere un sapore di gusti artigianali del Made in Italy, dal latte alle farine e ai pomodori. Ecco, grazie, sei stato molto molto esaustivo. Infatti molto adesso si fa attenzione ai cibi naturali, a chilometro zero. Ma non so se è una moda, questo ce lo potrei dire tu da intenditore anche della farina macinata su pietra. Questo, ecco, ha delle differenze fondamentali, o poi alla fine tutto si può anche concentrare sulle ore di lievitazione, sulle modalità di impasto? Sì, diciamo che un po' il mondo pizza è cambiato, ci sono molti impasti alternativi, ci sono tante tecniche diverse. Si può sbagliare in varie situazioni gli impasti, quindi non c'è più una linea ben seguita come era da tradizione della pizza classica napoletana. Però diciamo che comunque le materie prime, se si vuole fare uscire fuori un buon prodotto, sia di gusto, che comunque un prodotto finale di eccellenza, la cosa importante sono le materie prime. Ecco, anche se, come precisavi, a Napoli soprattutto, ma per chi ama il gusto classico della pizza, è sempre quello tradizionale che ha un certo effetto e al gusto ovviamente è sempre impeccabile. Però ci sono anche queste pizze un po' più moderne, perché, come dicevamo, c'è stata un'evoluzione delle pizze gourmet. Di queste in particolare, il cliente quale preferisce solitamente? Diciamo che si seleziona un po' il cliente, perché le nuove generazioni vanno più sulla gourmet. Poi c'è la generazione un po' i nostri genitori e così via, che va sempre sulla classica. Io preferisco entrambe, perché da buon gustaio non disprezzo niente. L'importante è sempre concentrarsi sulle materie prime e sulla lievitazione, che comunque è importante per avere comunque un sapore e una digeribilità importante, perché ti aiuta ad alzare comunque il brand della tua linea. Ok, ti ringraziamo e ti auguriamo un buon proseguimento di questa giornata. Grazie. Grazie a te. E buongiorno a tutti, siamo sempre qui a Geraci, al Donnavì, e ho il piacere di presentarvi Decio Vitale, un altro organizzatore di questo trofeo Oro Napoli, e diamo la parola a lui. Buongiorno, siamo felicissimi questo evento in queste zone stupende, e stiamo dando molta visibilità per quanto riguarda il mondo pizza. La nostra azienda si occupa di distribuzione di eccellenze del Made in Italy, quindi siamo sul territorio siciliano, anche trattando prodotti tipici campani per quanto riguarda il food e il mondo pizza. E in particolare, quali prodotti ci tenete a sponsorizzare oggi? Per quanto riguarda la mia azienda, posso parlare della mozzarella di bufala campana DOP, del fior di latte campano e tutte le eccellenze campane per quanto riguarda sempre il mondo pizza. Poi ci sono altre eccellenze che saranno poi dopo magari presentate dai nostri partner dell'evento. Quali sono stati gli altri eventi che avete condotto in Sicilia durante l'anno, e quali ci saranno anche prossimamente? Allora, questo è il nostro primo evento per quanto riguarda il mondo pizza a livello di campionato nazionale di pizza. Siamo stati presenti all'Expo Cook Palermo l'anno scorso, quest'anno siamo presenti di nuovo sia a Palermo, ma prima di Palermo ci sarà praticamente un altro campionato nazionale che si terrà a Sanremo in onore proprio del Festival di Sanremo, e poi successivamente con la collaborazione di PGM, quindi Pizza Origine per il Mondo, ci sarà un altro campionato con due MSC Crociera. Bene, sono stati due giorni, siamo in conclusione, i ragazzi
si stanno preparando per iniziare questa giornata. Le gare saranno diverse, li vedremo appunto sfidare. Secondo lei, ecco, come sta procedendo il momento? Diciamo che è una bellissima manifestazione, i concorrenti sono tutti dei pizzaioli preparati e sarà difficile, o meglio, è difficile in questo momento cercare di capire chi salirà sul podio finale. Tutto in suspense, quindi sì. Seguiremo la giornata e vedremo come si concluderà. Grazie. Buongiorno a tutti da Geraci Siculo. Io mi trovo in compagnia di Simone Scandarello, l'organizzatore del primo trofeo Oro Napoli, che si terrà oggi come giornata conclusiva al Donna V, che sarà appunto la location straordinaria di questo special evento. Ma lasciamo adesso la parola a Simone, che ci descriverà la giornata di oggi e ci darà anche qualche piccola informazione di come si è svolta anche la giornata precedente di ieri. Partiamo intanto a dire che la giornata è iniziata ieri, abbiamo avuto già alcuni 15 partecipanti provenienti dalla Calabria, dalla Campania, qualcuno da diverse parti della Sicilia, da Augusta, dalla Ragusa, da Catania, quindi abbiamo una discreta affluenza. Purtroppo il mezzo non ci ha specializzato perché le condizioni erano abbastanza perse, però tutto sommato è abbastanza bene. Abbiamo avuto però qualche partecipante malonita che è fortuna di ancora partecipare, quindi abbiamo piacere avere delle persone da buono. E oggi ci saranno altre 4 categorie, ci aspettiamo 20 più di partecipanti e niente, che quindi è migliore. Quali sono state le pizze che sono state realizzate ieri e quali verranno realizzate oggi? Allora, oggi sì, viene ripetuta la giornata di ieri, quindi ci saranno pizze classiche, pizze di pomeriggio, pizza glutine e napoletanese di chi. Giusto per dire due parole, per napoletanese di chi si intende la pizza tradizionale, dove comunque predomina il pomodoro tramazzano, un po' di latte, basilico e olio. Come già abbiamo detto precedentemente, io ho ancora chiamo una bella margherita e questo è un bello da dire. E dacci un piccolo spoiler, tra la giornata di ieri che già ci ha fatto conoscere qualche pizzaiolo anche locale, le Madonie hanno tenuto testa alla competizione? Devo dire di sì, c'è stata una persona che mi ha sorpreso perché era la prima volta che partecipava e non voglio fare come cognome perché questo è stato un po'... Lasciamo fuori di suspense. C'è un ragazzo che non dice che come è primo in terza categoria, sono contento perché è un particolare giocatore. Quindi questo ci teniamo anche perché è bello vedere la Sicilia che diventa così un punto d'incontro per tante iniziative, per eventi come questi che possono essere anche da trampolino di lancio per tante altre iniziative. Quali saranno i vostri nuovi progetti? Finita questo c'è stato un lavoro per il Festival di Sanremo, per organizzare un campionato molto selettivo, dove il dispositivo non funziona, per rendere le iscrizioni online, per prendere al massimo 15 persone che verranno con noi, e sarà una versione particolare, sarà un format nuovo, però al momento non vediamo nessuna come funziona. È giusto così, quindi restiamo tutti in attesa di conoscere quindi l'esito conclusivo della giornata. Vi salutiamo qui e siamo qui con Carlo Gulino, che rappresenta una delle pizzerie madonite, ovvero Gulino di Castellana Sicula. Salve. Non mi sarei mai aspettato questo risultato. Complimenti comunque a tutti i partecipanti, nemmeno volevo partecipare, quindi è stato inaspettato. C'è sempre da lavorare, migliorarsi e andare avanti. Grazie a te. Siamo molto contenti per questo risultato che hai raggiunto. Quali sono le coppe che hai vinto? Allora, ho fatto il secondo posto sulla pizza classica e il primo posto sulla pizza europea. Complimenti ancora Carlo,
Grazie, una buona serata e ancora complimenti. Lucio, sei il vincitore ufficiale del trofeo Oro Napoli. Descriverci un po' la tua emozione e il momento vissuto. È stata una giornata prima dell'insegna della pizza. Ho partecipato a varie gare, piazzandomi in varie categorie, e questo ha fatto sì che ho vinto il premio finale, che è il premio di supercampione. Tu dove stai lavorando per adesso? In quale pizzeria? Io lavoro al Paglio Tramontana a Ghianci. Con questo voglio ringraziare tutti i titolari che mi hanno dato l'opportunità di partecipare. Grazie e tantissimi auguri. Grazie.